Il festival nasce dall'esigenza di combattere lo spopolamento. Siamo nelle aree interne della Basilicata, quindi un paese che perde abitanti di anno in anno, e quindi il festival diventa un motivo e un modo per portare persone, spettatori, visitatori, turisti nei nostri luoghi di origine. Storie Parallele punta a raccontare storie che non hanno una distribuzione così ampia e quindi punta a scoprire nuovi sguardi, nuovi talenti, storie poco conosciute da tutto il mondo, perché il nostro concorso di Short Doc è internazionale, quindi ci giungono opere dall'Iraq, dalla Turchia e quindi anche paesi che spesso non vengono raccontati dalla cinematografia e dall'immaginario mondiale. Oggi il festival ospita un regista che di storie parallele se ne intende, no? Intese proprio come ha descritto lei, Matteo Garrone. È l'ospite giusto per Storie Parallele perché, diciamo così, si collega perfettamente ai temi che noi cerchiamo di portare in piazza e nelle arene. E, lui chiaramente ha un percorso straordinario e ha raccontato storie che forse nessun altro avrebbe avuto il coraggio di raccontare. Questa sera ci sarà un Alexio sul cinema di Matteo Garrone, dal titolo Dal cinema del reale all'odissea contemporanea, quindi un excursus su tutte le sue opere, cronologico, diciamo così, che ci permette anche di raccontare aneddoti, il suo modus operandi con gli attori, il suo modo di fare cinema che è assolutamente unico. E quindi noi siamo onorati di avere qui Matteo Garrone perché è stato veramente molto disponibile ed è forse appunto l'ospite che più giusto per questo festival. Scelgo un attore in base alla fisicità, molto, la presenza, se penso che quella fisicità lì e la sua personalità corrispondano in qualche modo al personaggio che ho in mente, poi cerco di creare una specie di matrimonio tra il personaggio che noi abbiamo scritto e la persona, e cerco di aiutare l'attore, se non è professionista, gli vado incontro. Nel caso di Seydoux, il fatto che Seydoux canta nel film è una cosa che ho scoperto conoscendolo. Ho visto che lui amava cantare, oltre che giocare a calcio, e l'abbiamo inserito in sceneggiatura. E questo l'ho fatto spesso anche con attori, diciamo, professionisti, cioè cerco sempre di creare una specie di matrimonio. Però non ho una prerogativa, posso lavorare, ho dimostrato al pubblico e anche a me stesso che posso lavorare con attori premi Oscar come con attori presi da strada e trovarmi bene in entrambi i casi. L'unica differenza è che quando lavori con un attore, diciamo, che non ha grande esperienza, che non ha una preparazione accademica, hai un ventaglio di possibilità interpretative minore. Ok, però hai anche, come nel caso di Seydoux, hai anche dei grandi vantaggi.
perché hai un attore, nel caso di Sedù, che non vuole in nessun modo, non sa nulla, non sa neanche io che film ho fatto, non sa nulla, è vergine e si avvicina in una maniera, come dicevo prima, pura. Credo che Io Capitano abbia un legame molto profondo con il film precedente che ho fatto con Pinocchio. E anche questa è una storia di un ragazzo che va via dai genitori di nascosto, che fa un viaggio di formazione e che scopre la violenza del mondo. Il suo terrore era quello di dover affrontare un film da protagonista senza aver mai recitato. E lo capisco, perché era una grandissima responsabilità per lui. Però non poteva, al tempo stesso non poteva rifiutarsi, perché era una grande opportunità economica, era un'opportunità per lui di viaggiare, di uscire dal Senegal per la prima volta, di scoprire l'Italia, l'Europa. E quindi ha deciso di rischiare e di fare questo film da protagonista. Ora, ritorniamo in America, a Los Angeles, a quando lui risponde a questa domanda. E gli dicono appunto, come ti sei preparato? E lui risponde dicendo che aveva, sicuramente era stato aiutato dal fatto che in quel momento lì ci fossero 120 suoi compagni, che migranti, che urlavano il suo nome sulla barca, e c'era l'elicottero della Guardia Costiera che con le palle gli lanciava l'acqua in faccia, e tutto questo sicuramente l'ha aiutato. Però quello che realmente gli ha dato quell'emozione dall'interno, dal profondo, era l'idea che ce l'aveva fatta, che era riuscito a fare il film e l'aveva fatto in questa maniera.